Siamo con Marta Torbidoni, una soprano pluripremiata e considerata una delle maggiori esponenti del canto internazionale. Di origine marchigiana, più esattamente di Monte Marciano, un luogo al quale, mi hanno detto, lei tiene tantissimo, è vero? Sì, è vero. Ho iniziato fin da piccola proprio, io nasco a Monte Marciano. Ho iniziato nella realtà della musica proprio qui, quindi nasco come pianista, ho fatto diciamo per 11 anni lezioni di pianoforte con un insegnante del luogo e poi ho anche suonato in banda, quindi comunque la mia cultura musicale inizia appunto a Monte Marciano, partecipando anche a dei concorsi canori del luogo, il Cantamonte, dove vedete anche che diciamo i premi vinti qui, le coppe, insomma quant'altro. E quindi poi da qui ho iniziato a studiare canto e torno sempre a Monte Marciano, anche se per la maggior parte dell'anno sto fuori. Però comunque per me è molto importante, infatti farò anche adesso un concerto lirico sabato prossimo, tutti gli anni cerco sempre di mantenere la tradizione, quindi cerco insomma di coinvolgere anche il pubblico di Monte Marciano e regalo tutti gli anni un concerto al Teatro Alfieri. Non vorrei parlare dei premi che lei ha ricevuto nella sua giovane ma già significativa carriera, però mi ha colpito la motivazione del premio che lei ha ricevuto a Busseto, se non sbaglio in occasione del festival dedicato a Giuseppe Verdi, dove lei ha interpretato il ruolo da protagonista nei Masnadieri, che secondo me è significativo per capire i suoi indiscussi meriti artistici e che cito testualmente: una voce calda e morbida dotata di una grande estensione con un timbro limpido e trasparente. A queste doti si aggiunge una capacità interpretativa e drammatica di grande rilievo che la elevano ad uno dei gradini più alti del bel canto internazionale. Che ne pensa? Hanno scritto così, non me la ricordavo questa. Bella, bella, bella recensione. Sì, io nel 2016 ho fatto il concorso verdiano a Busseto e sono arrivata in finale. E mi presentavo come diciamo candidata al ruolo di Amalia nei Masnadieri e appunto mi hanno poi dato l'opportunità di debuttare il ruolo al Festival Verdi, al Teatro Verdi di Busseto, e che poi ho rifatto per altre produzioni come a Bilbao e al Teatro dell'Opera a Roma. Quindi comunque Giuseppe Verdi per me è diciamo un po' il padrino della carriera. E sì, questo diciamo è quello che è successo un po' a Busseto. E diciamo che ho iniziato lì un po' diciamo la carriera a livello internazionale. Ed altri artisti per cui lei si senta particolarmente portata oltre ai Verdi? Che dunque io faccio un repertorio che è bel canto, primo Verdi, fino adesso ho cantato per la maggior parte Verdi e Donizetti, quindi diciamo che questo è quello che per adesso farò, a parte un ruolo Puccinano che debutterò nella prossima stagione al Teatro Regio di Parma, e un ruolo bel cantistico che invece debutterò a Ravenna nella prossima stagione. Non sono un esperto, ma il Teatro di Parma mi risulta essere un po' ostico, nel senso che per artisti come lei, anche se estremamente dotati, molti anche famosi sono stati fischiati. Beh, ma il Teatro di Parma è un teatro esigente, con dei logionisti molto esigenti, che però con me sono stati sempre molto carini, calorosi, affettuosi. Ho fatto anche adesso recentemente un concerto, Fuoco di Gioia, e devo dire che l'affetto e il calore che mi hanno trasmesso veramente è stato
molto emozionante cantare comunque al Regio di Parma, debuttare arie verdiane in quel palco è molto emozionante. Entriamo un po' più nello specifico della sua arte. Io per esempio sono un fan di Giuseppe Verdi e della sua musica. Lei invece come inquadrerebbe l'arte del bel canto? Come definirebbe la sua voce e il suo stile di canto? Beh, come dicevo prima, sicuramente ho una voce portata per il repertorio belcantista e per Verdi. Nasco come soprano lirico pieno d'agilità, un'agilità che non è un'agilità rossiniana, ma è un'agilità, diciamo, verdiana, più larga, più morbida. E quindi fino adesso mi sono trovata molto bene in questo repertorio perché appunto rispecchia le caratteristiche vocali. E poi in futuro non so, però generalmente credo che manterrò questo repertorio, forse farò ruoli un po' più pesanti, ma in futuro. Potrebbe indicarmi quali sono stati i passi fondamentali, le figure di riferimento, i corsi di studio che lei ha seguito? Allora, io mi sono diplomata nel 2008 al Conservatorio di Fermo, Conservatorio Pergolesi, da privatista. Ho frequentato poi il biennio e ho preso la laurea di secondo livello in discipline musicali canto. Dopodiché ho fatto 2 anni di opera studio all'Accademia Santa Cecilia a Roma, presso il Parco della Musica con la Renata Scotto. E dopodiché ho studiato con un altro soprano che si chiama Silvia Sass, soprano ungherese. E ho studiato con altri insegnanti nel corso, diciamo, di varie masterclass come Armiliato, La Casolla e adesso attualmente sto studiando con il soprano Mariella De Via. Quindi anche arrivati a questo punto della sua carriera non si può dire che ci sia uno stop studiare, ma... Assolutamente, è un continuo perfezionamento. Non si finisce mai di studiare. Quando lei ha deciso di seguire gli studi del canto in maniera definitiva, magari a casa sua erano più predisposti ad avere una figlia laureata in biologia, no? Ma qual è stata la... Stranamente no, nel senso che loro sarebbero stati contenti che io continuassi in biologia. Però mi hanno sempre appoggiato in qualsiasi decisione io abbia preso, quindi anche quando ho detto lascio l'università e continuo il conservatorio, non hanno assolutamente obiettato. Quindi, insomma, ho avuto sempre fortunatamente l'appoggio della famiglia, sia a livello economico sia a livello morale. E quindi questo credo che sia un altro elemento molto importante. Per un giovane o per una persona che voglia intraprendere la strada della musica, del canto. Anche e soprattutto nella regione Marche, diciamo che sì, ovviamente, questa cosa della famiglia è sempre molto, sì, magari un po' più presente che in altre... Sì, sì, poi dipende, insomma, venendo dal paese comunque, no, è sempre un po' più difficile, però io
alla fine ho fatto lo stesso, quindi. una arte difficile come la sua, che cosa consiglierebbe a un giovane che ha un'aspirazione a entrare in questo mondo? Non so, scuole o qualsiasi altro consiglio che lei voglia dare. Ma io, basandomi sulla mia esperienza, dico sempre che la fortuna è quella di incontrare un insegnante valido fin dall'inizio, cosa che oggi è abbastanza difficile. E, però la motivazione, la determinazione di un giovane è fondamentale, perché il mondo dell'opera, il mondo della lirica è un mondo difficile. E se non c'è la giusta motivazione, la giusta passione e determinazione, difficilmente poi uno riesce ad andare avanti. E, diciamo, vieni preso facilmente dallo scoraggiamento. E io, per carattere, ho sempre cercato di tenere duro, di andare avanti e perseverare. E poi alla fine i frutti li sto raccogliendo, però non è facile assolutamente. Quindi se dovessi dare un consiglio direi iniziate, studiate, 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 perché non si finisce mai di studiare, però con tanta, tanta determinazione. A questo proposito le vorrei chiedere, secondo lei è più importante avere talento o fare esercizio? Ma uno nasce col talento, poi però il talento va coltivato, perché se uno va avanti solo con la natura, prima o poi comunque la voce ne risente. Quindi è importante il talento, è importante la voce, però comunque lo studio è fondamentale. La Regione Marche e il Belcanto, qual è il rapporto secondo lei? Come lo definirebbe se c'è una connessione più o meno stretta, che ne so, magari facendo anche riferimento a quelle che sono le grandi cattedrali, come dicevamo prima, magari del Teatro di Parma, no? Che Ma ne pensa? intanto direi che noi abbiamo personalità importanti nati nelle Marche che hanno fatto grandi carriere, come ad esempio Corelli, Beniamino Gigli, quindi abbiamo, diciamo, una sorta di cultura anche, no? Nel mondo della lirica. Poi comunque abbiamo anche tanti teatri, perché ogni paese delle Marche ha un teatro, seppur piccolo, però un teatro funzionante anche, quindi credo che questo sia molto importante. E anche adesso è appena nata la rete lirica delle Marche, quindi questo è anche molto importante perché diciamo valorizza quelli che sono i teatri di Fermo, Ascoli Piceno e Fano. Io ho appena debuttato Trovatore in questa rete lirica, ho finito adesso il 4 di novembre, quindi devo dire che questa cosa è molto importante per la regione. Nella vita, che fa un soprano? Cioè, uno pensa sempre che lei, magari ipotizzo che lei viaggi Io tutti i viaggio giorni. sempre, un soprano viaggia, viaggia e sta poco a casa, però quando sta a casa, cioè, poi soprattutto la tranquillità del paese è fondamentale, quando vivi per 365 giorni l'anno una vita così frenetica, quando torni a casa è la pace ideale.